non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano. Voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Gesù moltiplica il pane e mangiano tutti in abbondanza e sono 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini, che certamente raddoppiano il numero dei 5.000. Quindi a mangiare il pane del miracolo sono oltre 10.000 persone, tranquilli, seduti sull'erba. C'era tanta erba per sedersi, c'era tanto pane per mangiare, perché gli apostoli hanno detto a Gesù: «Come si fa qui? Siamo nel deserto, questa gente ormai da vari giorni viene appresso a te, ti ascolta, ma sta senza mangiare». Mosè si trovò nel deserto con un popolo di oltre 100.000 persone, fra tutti erano varie centinaia di migliaia di persone. Ora dice il libro dei Numeri che questa gente, queste centinaia di migliaia di persone, piangevano sulla porta delle proprie tende. Che è successo? Chi è morto? Non abbiamo la carne da mangiare. Avevamo abbondanza e gratuita di carne in Egitto. Rimpiangono la carne che non hanno. Ma poveretti, si sono dimenticati che cosa costava loro quel pane: lacrime, sudore, umiliazione, schiavitù. No, e quelli si sono dimenticati, si ricordano soltanto che avevano la pentola e mangiavano in abbondanza la carne. E quindi mettono in difficoltà Mosè, è lui il responsabile, il condottiero.
Mosè vedeva piangere di fronte al pianto di un popolo. Il capo deve sentire la responsabilità, cosa fare? E come poteva lui dar da mangiare la carne? Dove l'avrebbe presa? E lo dice: Signore, ma io dove prendo la carne per accontentare e sfamare tutta questa gente? È costretto a ricorrere a Dio, è l'unico che può sempre rimediare. E Dio allora li accontenta, forse più per Mosè, perché Mosè ha fatto quella preghiera: Signore, se ancora il tuo servo può meritare una grazia davanti a te, io ti chiedo di farmi morire. Ti prego, ripeti Mosè, la grazia che ti chiedo, fammi morire. L'uomo non può arrivare a tutte le necessità di un popolo, occorre la benedizione di Dio. Gesù, prima di moltiplicare quel pane che dà per sfamare tutta la gente, che fa? La preghiera della benedizione. Pregò, benedisse, spezzò. Nell'ultima cena, quando istituisce il pane della vita eterna, quello che tra poco mangeremo anche noi, la Chiesa prega, benedice, consacra e spezza, e poi distribuisce, fa quello che ha fatto Gesù. Gesù ha fatto quello che nessuno poteva fare, neanche Mosè. La Chiesa non potrebbe fare questo da sola, lo fa perché Gesù gli ha dato il mandato. Prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Farete questo voi in memoria di me. Quindi avrete il pane, avrete tutto il pane che volete. Ogni giorno, anche se sarete miliardi, quanti sono i cristiani nel mondo? Sono miliardi? Il pane di vita, la carne di Cristo, e il cibo a disposizione per tutti. Vedete come Dio prepara attraverso i secoli la comprensione dei miracoli, la possibilità di capire l'incomprensibile, perché il mistero di Cristo è mistero e non lo possiamo capire noi. Come fa Dio a cambiare il pane nel corpo e nel vino e nel sangue di Gesù? La Chiesa può rispondere, non deve dire a Dio fammi morire perché io non ho la carne per il tuo popolo. Mosè gli dice: che l'ho concepito io questo popolo e che l'ho portato nel seno io questo popolo, cioè e tu ci devi pensare. E Dio allora manda la carne. Non c'è bisogno che il popolo pianga, perché ha come Dio il vero Dio, e Dio è l'unico che può provvedere a tutto il mondo e alle necessità di tutto il mondo. Qui scopriamo la sapienza, la potenza e l'amore di Dio. La sapienza, la potenza e l'amore, tutto ciò che esiste l'ha fatto Lui, e Lui può creare tutto quello che non esiste ancora. La potenza, e chi glielo impedisce? Mosè fa la preghiera, chiede di morire, e Dio invece manda le quaglie in abbondanza, adesso possono proprio scialacquare quella carne, quanta ne vogliono. Non bastava quella bella manna, che una volta macinata diventava farina, impastata, era così buona, aveva il sapore del pane con l'olio, pane e olio. I nostri contadini, voi non siete contadini, quindi non lo capite, squisito ogni giorno, ogni mattina. Dio è provvidenza,
perché è l'Onnipotente, può fare quello che vuole. Sedetevi e adesso vi do da mangiare. Nel deserto non c'è carne e io ve la do per tutti in abbondanza. Allora, c'è ancora motivo di lamentarsi o di piangere? Perché chi piange sconsolato non può rimediare a quello che è successo. Invece Dio può sempre, ecco qua, gli attrezzi tecnologici. E allora io chiudo, ma ringraziamo, impariamo a ringraziare Dio, ma anche a trovarlo. Quanta gente, quanti cristiani oggi non mangiano la carne per la vita eterna, non pensano che questo sarxos, il corpo dell'uomo, si scioglierà, si decomporrà. Però se abbiamo messo in questo corpo il corpo di Cristo, non morrà per la vita eterna, non morirà in eterno, dice Gesù a Marta e Maria, non morirà. E allora la vita ci viene offerta, accettiamola. Gesù ci ama e riconosciamo questo amore, prendiamolo tutto, non soltanto un pezzetto. Un pezzetto sarebbe, sì, credo che tu sei Dio, quello è un pezzetto. Poi tutto l'amore di Gesù lo prendiamo quando prendiamo Gesù in corpo, sangue, anima e divinità. La trasformazione che questo corpo di Cristo opera in noi, noi non lo capiamo. È un mistero grande. Se noi potessimo vedere la bellezza, la luminosità, direi proprio la trasfigurazione dell'anima, come la vede Dio. Dio la vede così la nostra anima. Noi non vediamo niente. E allora abbiamo più fede e vedremo, sentiremo, gioiremo, non piangeremo, non ci metteremo alla porta delle case a dire non c'ho la carne da mangiare, ma diremo in ginocchio: Signore, ti ringrazio perché mi hai dato te stesso come cibo, come carne che mi nutre ora e mi fa gioire per l'eternità. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Segno dell'amore. È il giorno del Signore, dall'equatore al polo. Corpo di Cristo. Amen. È dato agli uomini il pane degli angeli per l'immortalità. Parola di Gesù. E questo il mio corpo, mangiatene voi tutti. Se voi non ne mangiate, vi mancherà la vita che io v'ho riservata. Bevete il mio sangue, già tutto lo versai morendo sulla croce. Non trascurate il dono, è pane della vita e sangue di salvezza. Con fedeltà la Chiesa rinnova questa offerta e invita tutti a mensa. Il sole che riscalda il cuore dei credenti è l'Eucaristia. È proprio qui il segreto di tutte le vittorie del popolo di Dio. Fanciulli innocenti e giovani ardenti vi attingono energia. Il volto dell'agnello rifulge in ogni martire che muore per la fede. Insieme a te, Gesù, c'è il Padre e Santo Spirito nel bacio dell'amore.